Buongiorno, signor Presidente della Corte Costituzionale, onorevole Ministro della Giustizia, signor Primo Presidente della Corte di Cassazione, autorità tutte, signori avvocati, signore e signori, signor Presidente, signori componenti del Consiglio Nazionale Forense, è la prima volta che il Presidente del Consiglio di Stato prende la parola alla solenne inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio. E questo invito, di cui sono grato, per me ha un duplice significato personale, se me lo consente, e istituzionale. Personalmente sono figlio ora di magistrato, il primo presidente cui è sempre della Corte Suprema, la cordialità e la correttezza nei rapporti con gli avvocati, ora, che il mi primo ha inculcato presidente fin da ragazzo della Corte... l'idea, il rispetto anche nelle forme per l'avvocatura e il riconoscimento del ruolo dell'avvocato nel processo. Ma se mio padre era magistrato, mio nonno, il fratello di mio padre, i miei cugini erano e sono o sono avvocati, e quindi non mi sento del tutto un pesce fuor d'acqua. Quanto all'aspetto istituzionale, ricordo che in occasione del mio insediamento ho avuto modo di preannunciare che l'anno prossimo, per la prima volta, in occasione della relazione sullo stato della giustizia amministrativa, prenderanno la parola anche il Presidente del Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocato Generale dello Stato. Da noi, come sapete, non vi è una vera e propria inaugurazione dell'anno giudiziario in considerazione della... No. No, vabbè, però in considerazione della collocazione istituzionale del Consiglio di Stato, ma l'evoluzione della funzione consultiva in senso sempre più marcatamente neutrale e al servizio dello Stato comunità, nonché le trasformazioni del processo che pongono su un piano di assoluta parità le parti e quindi la difesa in giudizio, mi hanno indotto ad annunciare questa novità che ritengo doverosa e rilevante. E credo che il mio invito a questa cerimonia sia frutto dell'inizio di questo ulteriore momento di dialogo istituzionale. Ora, il ruolo della difesa nella giurisdizione amministrativa, di cui mi è stato chiesto, va visto, credo, alla luce della ragion d'essere della giustizia amministrativa. E questa, sin dal suo concepimento, rimarcato nei discorsi a Napoli di Minghetti e soprattutto di Spaventa a Bergamo, è assicurare la tutela dei cittadini nei confronti del potere pubblico e garantire la legalità nell'ordinamento. Questo evidentemente pone la giustizia amministrativa allo snodo nevralgico dei rapporti tra i consociati, che poi in realtà siamo tutti noi, e il potere e il potere. La centralità del giudice amministrativo nel contesto istituzionale, economico e sociale del nostro Paese si è andata sempre più accentuando, evidentemente in corrispondenza all'emersione di nuove istanze di giustizia connesse all'esercizio dei poteri pubblici, anche in ambiti nevralgici, e quindi penso a quello dell'economia, della regolazione, dell'ambiente, dei servizi pubblici e dei connessi diritti sociali, e quindi anche in relazione a diritti che siano storicamente assunti come fondamentali, naturalmente ogni qualvolta che con questi diritti interferiscano poteri pubblici, come ha sottolineato anche la Corte. Per rispondere efficacemente a tale domanda si è progressivamente superata la configurazione della giurisdizione come potere a beneficio di una nozione funzionale di servizio reso ai cittadini. La più recente legislazione ha introdotto nel sistema un modello di giustizia amministrativa che, sviluppando le potenzialità insite nella nostra Carta, è sempre più connotato in senso soggettivo, perché orientato alla tutela di situazioni giuridiche sostanziali, una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo, come recita il Codice del Processo Amministrativo, con l'effetto di lasciare ormai sullo sfondo quell'interesse alla legittimità dell'azione amministrativa, prima assolutamente centrale, rispetto al quale l'interesse privato era soltanto occasionalmente tutelato in quanto ancillare, interesse alla mera legalità che invece, esso sì, mi è sembrato di poter dire, assume oggi quasi per un contrappasso caratteri di interesse occasionalmente protetto in occasione della tutela sostanziale di una situazione soggettiva. Nell'espletamento del suo ruolo di garante, il giudice amministrativo trova nell'avvocato un naturale alleato, chiamato com'è anch'egli per intima vocazione alla funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti, come recita la legge forense, attuando quel diritto di difesa processuale cui è riconosciuto carattere inviolabile, che connota già oggi in senso oggettivo il ruolo costituzionale dell'avvocatura. La centralità di tale diritto nel processo è stata ben presto sottolineata anche dalla Corte Costituzionale fin dalla sentenza 46 del 57, in cui si afferma, cito, che il diritto della difesa, intimamente legato all'esplicazione del potere giurisdizionale, deve essere inteso come potestà effettiva dell'assistenza tecnica e professionale. Così il compito della difesa assume un'importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale. E poi la sentenza 171 del 96 è stata già ricordata dal Ministro della Giustizia.
Importanti attestazioni sulla centralità del ruolo dell'avvocato e della difesa, del resto, sono contenute in più sentenze, in più pronunce della Corte europea, in particolare della Corte europea dei diritti dell'uomo. La centralità del ruolo della difesa e della difesa tecnica, in particolare, assume una connotazione particolare nel contesto della giurisdizione amministrativa, in cui posso dire che si esalta particolarmente quel ruolo di equilibratore a cui faceva riferimento il presidente Mascherin. Il processo amministrativo, ricordiamo le parole di Mario Nigro, giurista e avvocato al tempo stesso, segue normalmente un procedimento, e nel procedimento, che potremmo definire il luogo del confronto tra interessi pubblici e interessi dei privati, l'ordinamento attribuisce fisiologicamente una posizione di preminenza alla pubblica amministrazione, una preminenza però funzionale, cioè collegata all'esercizio della funzione e riconosciuta nella misura in cui questa sia esercitata correttamente. Il processo amministrativo, che segue la vicenda procedimentale, che è modellato secondo i principi del giusto processo, assoggetta i poteri pubblici al sindacato ad opera di un giudice, in quanto tale terzo, sicché è essenziale che nel processo sia riportato ad effettive condizioni di parità quel rapporto che nel procedimento è sbilanciato in favore dell'amministrazione. Il processo quindi è il luogo in cui sindacare la legittimità dell'esercizio del potere mediante un pieno accesso al fatto, a differenza che in passato, cioè alla vicenda concreta in cui si attua la dialettica libertà-autorità, assicurando l'effettiva verifica di attendibilità, correttezza, ragionevolezza e proporzionalità delle valutazioni compiute dall'amministrazione. Se questo è il quadro di contesto, credo sia evidente che l'efficacia del sindacato del giudice è strettamente connessa alla qualità del contraddittorio processuale e quindi all'apporto collaborativo esplicato dall'avvocato, pur ovviamente nella libertà della professione garantita dal 33. La verità processuale è un obiettivo su cui tutte le parti sono chiamate a convergere e la sua esatta comprensione da parte del giudice esige una corretta rappresentazione da parte dei difensori. Il ruolo dell'avvocato si fa dunque essenziale non solo nell'elaborazione dei motivi del ricorso che delimitano il sindacato, ma anche nell'esaustiva e chiara esposizione delle circostanze di fatto e nell'attenta disamina del quadro normativo di riferimento, spesso complesso quando non oscuro o contraddittorio. E l'esperienza mi induce a dire che questa attività di difesa si svolge nel processo, prima ancora talvolta nel procedimento, ma spesso oltre il processo. La diacronicità della funzione amministrativa non sempre consente la cristallizzazione del potere nel solo rapporto processuale. L'effetto conformativo della sentenza segue le vicende del rapporto nella fase successiva al processo e quindi l'effettività della tutela esige che il ruolo centrale della difesa segua la sentenza nella reedizione del potere in un dialogo costante tra parti e giudice. Questo dialogo nella fase dell'ottemperanza si fa più informale, favorito anche dal contesto della Camera di Consiglio, mira la soluzione concreta dei problemi, fa fronte alle evenienze e alle sopravvenienze collegate a un potere pubblico inesorabilmente diacronico, che però proprio per questo necessita di una costante sorveglianza fino a che il potere non sia ricondotto nei binari della legalità e il bene della vita non sia finalmente conseguito. Il nuovo processo amministrativo chiama l'avvocatura a un ruolo ben più complesso che in passato. Penso sul versante dell'onere della prova, le parti oggi sono responsabilizzate nel cooperare alla formazione della prova nel processo. Con riguardo alla formulazione della domanda di giustizia, il codice prefigura un sistema aperto di tutele, non di azioni tipiche, e questo riflette l'esigenza di un sindacato conformato al bisogno differenziato di tutela dell'interesse protetto, il cui grado e la cui intensità sono spesso definiti ex post dal giudice e non ex ante, ma quindi necessariamente con l'ausilio dell'avvocato. D'altra parte, va considerato che nel processo amministrativo la cooperazione tra giudici e avvocati, oltre a favorire l'adozione di una decisione giusta nel singolo caso, ha una ricaduta di sistema se si considera l'essenzialità dell'apporto pretorio nella formazione del diritto amministrativo e quindi il contraddizionale contributo della classe forense al plasmare nuove forme di tutela e nel colmare le lacune ordinamentali. Tutto ciò ha fatto parlare di diritto giurisprudenziale. Se questo è vero, la qualità della giurisdizione e la prevedibilità delle decisioni diventano dunque essenziali per scongiurare il rischio che il diritto giurisprudenziale possa tradursi in un'ulteriore attenuazione della certezza del diritto. E tali notazioni valgono ancor più oggi nel contesto europeo, se è vero, come rileva uno storico belga del diritto, che il diritto del XXI secolo sarà quello che ci consegnerà l'apporto, oltre che delle assemblee elettive, delle corti e dell'Accademia, e quindi del foro.
seguendo, devo dire, una tradizione della scienza italiana inaugurata dalla scuola giuridica napoletana a fine Ottocento. Mi tornano alla mente le parole di Emanuele Gianturco nella commemorazione funerale di Don Ciccio Correra, un illustre avvocato napoletano, illustre nonostante il nome piuttosto singolare. Non è nei libri scientifici, non in monografie dottrinali il titolo della nostra cultura giuridica, bensì nelle polverose allegazioni che non servivano solo alla causa, ma alla scienza. Erano vere monografie sui vari punti controversi che la causa presentava e che venivano svolti col più largo corredo di erudizione giuridica e storica. E del resto è stato osservato in dottrina, il segno di un diritto veramente italiano è dato dalla costante ricerca di un'indispensabile alleanza, di un connubio tra scienza e pratica, diritto teorico e pratico, giurisprudenza dottrinale e forense. Ed è quindi in tale prospettiva che vanno finalmente inquadrati i rapporti tra avvocato e giudice, i quali, oltre che essere improntati a dignità e reciproco rispetto, come recita il codice deontologico, non possono prescindere, mi permetto di citare il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, che i problemi della giustizia sono in gran parte problemi di organizzazione e le buone organizzazioni sono quelle in cui tutti gli attori sono chiamati a cooperare in egual misura per il raggiungimento degli scopi comuni. In tale ambito si sviluppa una concezione nuova dell'avvocato e dell'avvocatura, non antagonisti del magistrato e della magistratura, ma parti imprescindibili non solo del processo, strettamente inteso, ma di tutte le attività serventi e strumentali al processo stretto. Il proficuo dialogo al quale, nell'interesse dei cittadini del Paese, il giudice e avvocato sono in qualche modo tenuti, ricomprende infatti oggi molti aspetti dell'organizzazione del processo. Penso, a titolo esemplificativo, al processo amministrativo telematico, interamente, senza particolari traumi raggiunto, ma anche a questioni controverse e controvertibili, quali l'organizzazione delle udienze, la sinteticità degli atti, il deposito in cartaceo degli atti difensivi o l'importo del contributo unificato, temi molto, come dire, sensibili. Sull'organizzazione uniforme delle udienze il dialogo con le associazioni forensi è molto avanzato. Quanto al contributo unificato, di cui si spiega l'esigenza nascendo dalla considerazione del carattere limitato alle risorse di giustizia, però senz'altro credo pensarsi a una sua rimodulazione che tenga meglio conto rispetto ad oggi della natura e del valore della causa. Il processo telematico ha segnato una profonda evoluzione delle forme attraverso cui i giudici e avvocati svolgono le proprie attività. Per le parti ha significato essenzialmente semplificazione procedurale e riduzione dei tempi. A fronte di tali indiscutibili vantaggi, la legge di bilancio del 2019 ha ritenuto di introdurre, di rendere strutturale l'obbligo di deposito in cartacea della copia cartacea degli atti, non anche dei documenti. È un tema sensibile, io confesso di non riuscire ad appassionarmi moltissimo al tema, da una parte infatti non mi sembra un aggravio eccessivo per gli studi tenuto conto della quantità di cause seguite dal singolo studio in un'udienza a fronte dell'esigenza di mantenere alto il numero delle cause fissate in udienza e di facilitare la lettura degli scritti difensivi, dall'altra parte e ad ogni buon conto il Segretariato Generale della Giustizia ha comunque stanziato le risorse necessarie per consentire agli uffici di segreteria di rispondere alle richieste di copie provenienti dai magistrati direttamente. Vedremo come si andrà avanti, ma credo che sia essenzialmente un problema generazionale. Io forse ho bisogno di uno scritto difensivo in cartaceo, ma vedo che i colleghi miei non avvertono l'esigenza. Quanto alla sinteticità degli atti, è superfluo richiamare che sul giudice e sulle parti grava l'obbligo di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica. I limiti dimensionali sono stati fissati sulla base della legge con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, ma sulla base di un costante coordinamento con le associazioni degli avvocati, in particolare proprio con il Consiglio Nazionale Forense. Io non credo che scrivere poco leda i diritti di difesa, perché anzi contribuisce a meglio focalizzare il giudizio sulle questioni rilevanti. Semmai il problema è un altro, ed è nostro. Lavorare per rendere sintetiche le sentenze di noi giudici, in modo da contribuire a spezzare un circolo vizioso tra atti di parte e del giudice che si rincorrono talvolta in un forsennato copia e incolla. Le questioni organizzative sono rilevanti, come si è detto, per lo svolgimento giusto del processo. È importante affrontarle con apertura al confronto, con senso di proporzione rispetto all'entità dei singoli problemi, in dialogo costante tra giudici e avvocati, come si sta facendo e come si può fare meglio.
A me non resta che concludere ringraziando ancora per l'invito e per la pazienza con cui avete ascoltato questi pensieri, che però non sono pensieri miei personali, ma riflettono l'attenzione e il comune sentire con cui la magistratura amministrativa ha sempre guardato al processo, che vuol dire al luogo del confronto tra giudici e avvocati nell'interesse della giustizia. E non vuole essere retorica, ma intima convinzione e costume professionale di noi tutti. Grazie.